Ancora un altro posto vacante nelle poltrone della magistratura nissena. È il presidente del tribunale Claudio Dall'Acqua, che dal prossimo 1 gennaio 2016 andrà in pensione. Un'esperienza unica e ripetibile, quella di cui parla il magistrato a capo del tribunale nisseno dal 2008. Ha presieduto i più importanti processi di mafia. In magistratura dal 1970 fu inizialmente destinato alla pretura di Nicosia, per poi essere trasferito a quella di Carini e di Monreale, dove prestò servizio fino al 1981. A Palermo, invece, nel 1985 fu chiamato a comporre il processo d'appello contro Marcello Dell'Utri. Alla fine del suo percorso giudiziario nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, ha raccontato con emozione la sua esperienza alla guida del Tribunale di Caltanissetta. Ha rappresentato un traguardo, un privilegio, ma anche una grossa fatica, ovviamente. Il bilancio finale indubbiamente è positivo e lo ritengo raggiunto, ecco, nel modo più adeguato. Abbiamo cercato di dare il massimo contributo e se ci siamo riusciti, lo devo non tanto al mio merito, ma anche alla collaborazione, principalmente alla collaborazione di tutti i colleghi e del personale amministrativo che mi ha seguito e che quindi ha creato un clima di assoluta collaborazione e quindi si sono potuti raggiungere gli obiettivi. Quello di avere in qualche modo risolto in parte l'arretrato, soprattutto nel settore penale. Nel settore civile ancora ci sono delle sofferenze, ma sono legate al fatto che il Tribunale di Caltanissetta ha un turnover particolarmente complicato, perché qui vengono solo i magistrati di prima nomina, che stanno giustamente il minimo possibile, poi appena si legittimano si muovono per le sedi di provenienza. E quindi il Tribunale soffre di questa alternanza e ciclicamente si riduce anche talvolta sino al 50% del proprio organico. Questo naturalmente crea dei problemi. Ma nonostante ciò siamo riusciti a raggiungere un traguardo sicuramente soddisfacente. Rispetto ad altri uffici giudiziari abbiamo ottimi risultati.